Chieti Fano 1-1. Primo punto interno e primo gol in casa propria del Chieti, che fa 1-1 con un Fano tosto, quadrato in difesa, insidioso nelle ripartenze e nel primo tempo anche lì davanti, nonostante l'assenza per infortunio del grande atteso ex Esposito. Pareggio che ci può stare, ma se i neroverdi avessero vinto non avrebbero, come usa dire, rubato nulla. In effetti il gol del 2-1 in coda è arrivato, ma l'azione confezionata bene da Baldè è stata fermata dall'assistente per un presunto offside. Chieti volitivo sin dall'avvio, trazione offensiva come suo solito, ma al terzo è con rischio sventato alla meno peggio da Fusco in uscita. Improvviso al quinto un clamoroso palo che grida vendetta del bravo Fabrizi, una fucilata da lontano e da applausi. Avrebbe meritato altro sotto la curva caldissima pure in un giorno da inverno inoltrato. Decimo in corna male da buona posizione a Kammadu. Poi tanto equilibrio di qualità in campo su entrambi i fronti, emozioni col contagocce, è vero, ma il pubblico non si annoia, anzi. 29esimo Pietrantonio su punizione centrale, oltre la traversa. Poi un lampo ospite al 42esimo, transizione velenosa che porta Broso a tu per tu con Fusco, che fa un miracolo a metà perché il pallone si impenna e Tortori in bella acrobazia da due passi realizza il momentaneo vantaggio. Troppa grazia per un Fano concentratissimo, ma che va oltre i meriti. E allora al quarto della ripresa la situazione torna al suo posto, punizione calibratissima per la zuccata dell'ottimo Fabrizi che porta il risultato in parità, giusto così. Al decimo poi a Kammadu, stile Lukaku, travolge tutto, si invola al limite dell'area in cui poi precipiterà, viene atterrato da Dellicarri che è già ammonito e logicamente espulso. Sacrificio prezioso e utile, visto che poi il rigore non c'è e la punizione violentissima e imparabile di Bassini termina a fil di palo. Due i tentativi successivi di un Chieti che gioca solo nella metà campo marchigiana, come situazione esige. Al sedicesimo di Mino in slalom dovrebbe tirare, ma ai 18 anni lo tradiscono e serve chi non deve. 19esimo ci prova dalla distanza Bassini, alto. Il paradosso del calcio, al 20esimo nell'unica presenza timbrata dal Fano nella ripresa, per poco Broso non beffa un reattivo e magnifico Fusco. 34esimo dalla distanza ci prova Baldè. 37esimo da azione d'angolo Baldè affossato in area, protesta solo l'attaccante ma qualche dubbio rimane. Al 46esimo l'azione descritta con tocco delizioso di prima di Baldè e la correzione forse di Rodi in rete, un fuorigioco fatale che sottrae ai tifosi teatini la gioia di un successo possibile. La squadra uscita tra scrosci di applausi di curva e tribuna è cresciuta e come, conferme positive dallo spogliatoio a partire dai complimenti del tecnico fanese Gioffrè, a seguire la evidente giusta soddisfazione di Lucarelli. Sul Chieti, mister? Sul Chieti sapevamo la forza del Chieti. Il Chieti secondo me è una delle squadre che può ambire a posizioni importanti. Credo che oggi ha fatto una grande partita il Fano, che ha arginato bene tutte le loro avanzate. Ecco, questo però credo che il Chieti possa fare un campionato di vertice. Alessandro Lucarelli, una squadra che esce tra tanti applausi vuol dire che ha giocato bene e ha convinto. Peccato forse per il risultato finale, avreste meritato qualcosina di più nel contesto di una partita giocata decisamente bene dal Chieti. Sì, diciamo che l'obiettivo primario di questa squadra, di questa stagione, è quello di uscire senza rimpianti a livello di prestazione. Penso che anche oggi i tifosi hanno potuto notare che ce l'abbiamo messa tutta, sia dalla panchina, quelli che sono entrati, che quelli che hanno giocato dall'inizio. Credo che con questo atteggiamento non lo so dove si può arrivare, però sicuramente possiamo fare un campionato che Chieti merita, ma soprattutto consolidare questa mentalità piano piano, perché oggi comunque qualcosina, cioè nel momento più importante potevamo graffiare, ci è mancato qualcosa, però manca ancora un pochettino, un pezzo, dai. Secondo me ci siamo, però siamo vicini secondo me. Complimenti non solo del pubblico neroverde ma anche del tecnico avversario, di una squadra che mancava, va detto, dell'importante giocatore ex Esposito. Qualche episodio su cui recriminare, non so, il fuorigioco di Baldè, lo stesso Baldè che finisce a terra, qualche cosa, insomma, un arbitraggio complessivamente positivo, però insomma qualche dubbio c'è. Noi dobbiamo vedere i nostri errori, non gli errori dell'arbitro eventuali o dell'avversario. Io sono soddisfatto, l'atteggiamento è giusto, i ragazzi ci hanno provato fino alla fine, anche il giro palla finale quando hanno fischiato la fine
per certi versi deve essere un segnale che noi dobbiamo giocare fino alla fine, non bisogna solo buttare palla lì e rischiare un contropiede inutile, perché poi anche in 10 si può, contro 10 si può perdere la partita, perché loro comunque potenzialmente avevano uomini di gamba. Quindi mi è piaciuto anche questo, paradossalmente, perché andare all'arma bianca poi non serve a niente, noi dobbiamo avere stabilità, dobbiamo prendere equilibrio e stabilità, e lo stiamo facendo. Da questa osservazione finale chiudo con una citazione, se sei d'accordo, su Di Mino, che non è dispiaciuto affatto, soprattutto nella ripresa. Sì, 18 anni. Sì, Di Mino è un ragazzo con grandissime potenzialità, come ne ho altre dentro, però deve fare un percorso di maturazione a livello di gioco, perché non ha mai giocato con i grandi. I 2003 pagano un po' lo scotto di non aver giocato l'anno scorso, bel periodo del Covid, lui faceva parte di una grande squadra, al Latina, però non ha giocato mai, quindi lui adesso deve crescere, deve imparare meglio la fase difensiva, poi le qualità le avete viste, però piano piano questo ragazzo, perché poi bisogna tenere i piedi per terra. È stato anche ingenuo nell'occasione più bella creata da lui stesso e poi fallita, perché invece di calciare ha preferito mettere al centro. Quello fa parte dell'esperienza un pochettino, ma l'esperienza si acquisisce sbagliando.